Un incidente con 5 feriti, dei quali uno in gravi condizioni, è funestato il primo giorno del 2023. Il sinistro è avvenuto nella mattinata del 1 gennaio alle 10 lungo la regionale 203 a Gordina, all'ingresso di Agordo, all'altezza dell'hotel Villa Imperina. Coinvolte due vetture, una Volkswagen Polo che viaggiava in direzione Belluno si è scontrata frontalmente con un Audi A1 che saliva in senso contrario. Ad avere la peggio, il 22enne straniero alla guida della Polo, rimasto incastrato tra le lamiere. Per estrarlo dall'abitacolo, i vigili del fuoco di Agordo hanno dovuto utilizzare le cesoie pneumatiche. Il giovane è stato poi immediatamente soccorso e trasportato in elicottero dapprima al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Belluno, per poi essere trasferito, data la gravità delle ferite, al Caffoncello di Treviso. Ferite invece lievemente le quattro donne, tutte residenti nella Marca trevigiana, a bordo dell'Audi, soccorse da 3 ambulanze. Al vaglio delle forze dell'ordine le cause del sinistro, anche se dalle prime ricostruzioni sembra che all'origine dello schianto ci sia stato un salto di corsia. La 203 a Gordina è rimasta bloccata al traffico per oltre un'ora e code si sono formate in entrata e in uscita da Agordo. Un altro incidente con conseguenze gravi è avvenuto nella serata del 31 dicembre sulla SP1 a Lentiai di Borgo Valbelluna, coinvolte 3 vetture, ad avere la peggio una donna rimasta gravemente ferita.